One Podcast. Quello che torna a me in questa esperienza sono innanzitutto, diciamo, il fatto che mi arricchisco molto con tutte le loro storie, vengo a conoscenza appunto di culture, di tradizioni, usanze diverse, vengo a conoscenza veramente di persone che hanno subito tanto nella loro vita, ma che sono qui appunto con il sorriso, con i loro bambini. Quindi veramente mi hanno insegnato che cos'è il coraggio, la tenacia, e questa è una cosa bellissima. Accogliere significa vivere il Vangelo, ci fa essere ciò che siamo, Chiesa. Questo mi aiuta e ci aiuta a vivere lo stile evangelico della misericordia. Io dico sempre agli operatori, all'equipe, che ogni volta che iniziamo la giornata dobbiamo sempre chiederci perché lo facciamo e soprattutto per chi lo facciamo. Senza Caritas non c'è niente. Veramente loro fare tante cose con me e con mio bimbo. Allora adesso loro mia famiglia, veramente, perché io vede l'amore. Oltre il buio, incontri che cambiano la vita. Salerno città aperta, dove accogliere è una missione. Scardinare porte, non erigere muri. A Salerno ci sono gli artigiani dell'accoglienza, persone specializzate nell'abbattere barriere per accorciare le distanze. Questi operai della solidarietà si muovono tra le maglie del Polo della Carità, la rete diramata dalla Caritas diocesana per raccogliere chi cade, proteggendolo in un circuito di accoglienza diffusa. Visitando le tante sedi che compongono il mosaico di questo modello di ospitalità, l'insieme appare come un sistema nervoso, solido ed elastico, sicuro e solidale. L'accoglienza, a Salerno, è una responsabilità, non un impegno occasionale. Don Flavio Manzo è il direttore della Caritas di Salerno. Quanto è importante il polo della carità sul territorio? Per noi è fondamentale perché è un luogo dove possiamo offrire accoglienza, un sorriso, un pasto caldo, un gesto di tenerezza a chi vive per strada, a chi vive delle difficoltà e anche delle solitudini. Sul territorio è importante perché a livello istituzionale non ci sono strutture per accogliere i fratelli che vivono per strada, per cui anche con le istituzioni civili si è creata un'ottima sinergia, proprio perché hanno capito che il polo è appunto un'attrazione forte per questo genere di servizi per tutta la città. Come è organizzato il sistema di ospitalità diffusa? Chi accogliete? E avete un programma per il reinserimento lavorativo? Anzitutto tutto comincia dall'ascolto, arrivano i fratelli che sono nel bisogno, soprattutto chi vive per strada, quindi senza fissa dimora, o persone che magari per situazioni varie, italiani, hanno perso casa o situazioni di particolare bisogno, e c'è un ascolto. In base all'ascolto noi cerchiamo di capire come aiutarli. Dopodiché offriamo loro certamente il cibo, quindi pranzo, cena, un posto dove rimanere durante il giorno, quindi un centro diurno dove quando fa freddo, piove, possono rimanere al caldo, la possibilità anche a volte di vivere dei corsi. Attualmente stiamo facendo un corso di italiano per gli stranieri, e poi c'è la possibilità di dormire. Abbiamo 37 posti nel polo, altri 25 posti in un'altra struttura, e quindi la possibilità poi di cenare, di fare doccia, lavare i loro panni, quindi servizio lavanderia, c'è un servizio di ambulatorio medico qualora ne avessero bisogno, ed è una casa famiglia, cioè una vera e propria casa dove i bambini con le loro mamme e altre donne possono sentirsi veramente a casa, in un clima di famiglia. Li aiutiamo attraverso anche lo sportello lavoro, col progetto Policoro, ad inserirsi. Attraverso l'ascolto, il centro d'ascolto, cerchiamo poi di indirizzarli. Non abbiamo una strutturazione vera e propria, si cerca di far fronte alle richieste e alle varie esigenze che ci vengono fatte. La rete solidale del Polo della Carità si snoda nella città partendo dal centro storico, a ridosso della cattedrale e della sede arcivescovile. Il dormitorio Gesù Misericordioso e il centro diurno San Francesco di Paola accolgono 40 persone, garantendogli i pasti, i servizi igienici, un guardaroba e una lavanderia, un ambulatorio medico e un banco farmaceutico. A far girare tutti gli ingranaggi sono 60 volontari.
Chiara Di Lascio è una di loro e quando arriva ci saluta con tutto il sorriso dei suoi 21 anni. Da dove nasce il suo impegno nel volontariato? Nasce semplicemente da un desiderio e diciamo da una voglia di aiutare persone che purtroppo nella vita hanno sofferto tanto. Particolarmente sono sensibile ai temi della guerra, delle migrazioni, di violenze di tutti i tipi. E per me aiutare persone che purtroppo hanno vissuto questo inferno nella vita è veramente un onore. Aiutarle nel loro percorso di indipendenza, autonomia, crescita, ripresa, soprattutto non solo fisica ma anche proprio non solo materiale ma anche mentale, psicologica, è molto importante. Ma cosa ritorna in cambio della dedizione? E cosa restituisce la generosità? Quello che torna a me in questa esperienza sono innanzitutto, diciamo, il fatto che mi arricchisco molto con tutte le loro storie, con, diciamo, i vari rapporti umani e le relazioni che si creano, perché la cosa bella, diciamo, di quello che faccio qui è che vengo a conoscenza appunto di culture, di tradizioni, usanze diverse, vengo a conoscenza veramente di persone che hanno subito tanto nella loro vita, ma che sono qui appunto con il sorriso, con i loro bambini, che nonostante tutto appunto mi regalano tante gioie, soddisfazioni e, diciamo, nel loro andare avanti e soprattutto nel non arrendersi mai, perché il fatto che siano qui con il sorriso felici vuol dire che sono persone molto molto coraggiose, quindi ho capito quanto sono forti queste persone e quanto appunto possono darmi, quindi veramente mi hanno insegnato che cos'è il coraggio, la tenacia, e questa è una cosa bellissima. A Salerno la Caritas diocesana offre una speranza a chi ha perso tutto e a chi migra con niente. La prima emergenza è stata la guerra in Ucraina, ma il dolore non ha confini. Don Flavio, cosa significa accogliere? Accogliere significa vivere il Vangelo, nel senso che ci fa essere ciò che siamo, Chiesa. Questo mi aiuta e ci aiuta a vivere lo stile evangelico della misericordia. Io dico sempre agli operatori, all'equipe, anche ai volontari che sono con noi, che ogni volta che iniziamo la giornata dobbiamo sempre chiederci perché lo facciamo e soprattutto per chi lo facciamo. Questa struttura accoglie donne con figli minori, chiaramente, e ripeto, all'inizio è nata per accogliere le donne con i propri figli ucraini provenienti dalla guerra. Adesso poi abbiamo accolto altre persone che sono arrivate ai nostri servizi, una donna con la sua figlioletta del Sudan, italiani e stranieri. Dalla guerra e dal mare. Doam Raidi, 27 anni, tunisina, è ospite col marito e un bimbo della casa di accoglienza A Casa di San Giuseppe dallo scorso gennaio. Come è arrivata a Salerno dalla Tunisia e perché ha lasciato il suo paese? Io vieni a Italia del mare, attraverso il mare. Primo io vado con mio marito, mio figlio nella Germania per 2 anni. A Germania non c'è associazione sociale, Caritas per aiuto. Allora noi decide per vieni a Italia e dopo noi venuto qua perché mio marito, c'è un amico che dice vieni perché c'è un lavoro, c'è una casa. Io per fare una vita bellissima, ma questo amico ha rubato nostri soldi. Allora noi sempre senza casa, senza lavoro, senza niente. E dopo io va con mio marito, mio figlio, nel mensa di Don Flavio e dopo sempre aiuto. Per me mia vita a Tunisia bruttissima perché mia famiglia è una famiglia musulmana. Mio padre è molto difficile perché lui non vuole anche io, è sposato mio cuore piace. Mio padre non vuole io vivere mia vita. Sì, io voglio vivere è libera. Quando c'è da fare del bene, la Chiesa Cattolica non fa distinzioni di fede. Doha si sente protetta, rispettata, amata. Ma è rimasta sorpresa nel ricevere aiuto e salvezza dalla Chiesa Cattolica, perciò da chi professa una fede diversa dalla sua? Non è sorpresa, ma io felice quando io vedi noi cristiano e musulmano mangiare insieme al mensa, anche vivere insieme a casa e noi fare tante cose insieme. Mi piace tantissimo perché a questa casa loro rispettano che io musulmana non mangio maiali. Allora questa cosa buona, c'è un'altra donna che questa casa mette hijab e mi piace che loro rispettano questa cosa perché lei non vuole nessuno che guarda il suo corpo e mi piace che l'altri rispetta questa cosa, c'è una religione e io c'è un'altra, non è sorpresa ma felice, questa è una cosa bellissima per me.
Le maglie della rete solidale gettata su Salerno dalla Caritas si serrano quando bisogna aiutare chi ha perso la fiducia, chi non crede più nella speranza. Senza Caritas non c'è niente. Io non c'è casa, mio marito non c'è lavoro, quando mio figlio c'è la tosse, c'è la febbre, loro sempre con me. Anche io, quando io non ne sento bene, loro aiuto. Io vado al dottore. Adesso è più meglio, perché veramente loro fare tante cose bravissime con me e con mio bimbo. Queste cose per me buonissime. Allora adesso loro mia famiglia, veramente, perché io vedo l'amore. La povertà, spiega Don Flavio, guardandoti dritto negli occhi, non è solo fame e mancanza di denaro, è anche povertà di sogni, di opportunità e di scelta. Mi accorgo che Don Flavio e Chiara mi fanno entrambi la stessa domanda. Quanto fa bene fare del bene? Fare del bene fa stare bene, perché ti riempie il cuore, perché vedi che un tuo piccolo gesto fatto con semplicità crea un sorriso, una gioia nel cuore dell'altro. Fare del bene per me, diciamo, è una soddisfazione enorme, mi regala tanto, mi regala tante emozioni, mi fa proprio stare bene a livello emotivo, perché vedere che aiutare un'altra persona, non solo concretamente ma anche con una parola di conforto, con uno sfogo, allora vuol dire che veramente sono riuscita ad entrare nel cuore dell'altra persona, a farmi volere bene, dove c'è appunto un amore, una fiducia reciproca, e questa è la cosa più preziosa, cioè vedere che dall'altra parte c'è fiducia e c'è appunto un amore forte reciproco. Conosco l'altra risposta, ma desidero sentirla da loro. Quanto è importante l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica? L'8 per 1000 dato alla Chiesa Cattolica ci permette di fare bene il bene senza tornaconti, con gratuità. Quindi chiediamo appunto di apporre questa firma, proprio perché è un gesto semplice che non richiede nulla, ma che può donare tanti sorrisi, tanta serenità a chi bussa alle nostre porte. L'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è molto molto importante, perché noi appunto ci prendiamo cura di persone che magari per la società, diciamo, sono messe un po' da parte, e quindi per noi loro sono i primi, sono il centro della nostra vita, e quindi questo ci aiuterebbe molto a dare loro tanto, tanto aiuto materiale, fisico, psicologico, di aiuto di ogni tipo, quindi è fondamentale per le persone che noi aiutiamo, per l'altro. I protagonisti a Salerno però sono loro. I fratelli tormentati che hanno trovato 40 letti in cui riposare, 200 pasti, 1800 cene e altrettante colazioni per nutrirsi, 400 vestiti con cui proteggersi dal freddo e dalla vergogna, e scarpe a chi ne aveva bisogno. Gli eroi sono i 182 poveri che si sono rivolti al polo della carità, gli anziani, i disoccupati, le donne sole, con figli, in fuga da guerre o carestie, italiani e stranieri. Tutti fratelli, senza muri, senza barriere, senza distanze, così vicini e uguali dentro un abbraccio. Oltre il buio, incontri che cambiano la vita è un podcast realizzato in collaborazione con la Chiesa Cattolica Italiana, campagna 8 per 1000. Una serie di Ernesto Manfrè. Una produzione, One Podcast.